overcome. Walking these lonely streets, even in good company, I want to run. But now I'm embracing the way I am. I don't need nobody to hold my hand. I'm doing it all by myself. Bellissimo.
resto posso dire che questa terza prova mi ha tirato su di morale, perché le prime due prove, la prima comunque era questa la terza gara che faccio, e sull'asciutto e sul bagnato è la prima, e non mi trovavo a mio agio sulla prima prova, scivolava tantissimo. La seconda, scelta sbagliata di gomme, e all'inizio prova ha cominciato a piovere, io avevo, diciamo, una specie di no stampo, però manco da bagnato, cinturato, quindi mi ha un po' compromesso la prova. Questa per fortuna è andata benissimo, nel senso, non come volevo, però dai, non mi posso lamentare, sono contento. Per te come sta andando questa gara? Vabbè, primo rally in assoluto, quindi più che bene, a parte un po' di problemi stamattina, però purtroppo i rally sono così. Però i brividi di stare in una macchina da rally volta. Ansio. Tanta roba. Sì. Ok, bocca al lupo per lui. Crepi. Equipaggio numero 42, eccolo qua, Colella, Pierpaolo, Ceto Andrea. Tira per i 10, tutti fuori dall'abitacolo, eh. Qui abbiamo ottava posizione e seconda posizione di classe. Sì, è una gara tutta in salita. Ieri sera siamo passati tutti sbandaggiati, sono bagnato, la terza gara da solo, da pilota. Qui la prima da navigatore, quindi sono bagnato, mai corso, un po' difficile, però dai, all'ultimo ci siamo arrivati. Sono contento. Va benissimo, vi li presento, eccoli qua, arrivano anche i premi fisici, quindi ottava posizione per l'assoluta, seconda posizione di classe, la Rally 4. Tempo tecnico di sistemare, poi vedo la lunga carovana, passeremo light, vi ripresentiamo tutti, li sentiamo tutti quanti e diamo i premi meritati, perché grazie alla presenza di tutti che si è fatta questa importante gara. Ok, allora salutiamo anche l'equipaggio numero 4.